Che si tratti di un principe sul cavallo bianco o di un cowboy al galoppo nel grande West, il cavallo entra nel cuore di tutti i bambini. Quando l'incontro avviene davvero, nasce una magia. La sua generosità e il suo amore sono solo due degli infiniti doni che il cavallo ha in serbo per un bambino. Con i bambini che arrivano e si fiondano subito ad abbracciare il cavallo, a toccarlo, quindi vogliono subito un contatto fisico già da terra, invece altri che sono più intimoriti e al contrario quando salgono in sella si sentono molto più a loro agio e lì iniziano comunque ad avere un contatto con il cavallo, quindi a toccare la criniera e accarezzare il collo. L'età giusta per cominciare è più o meno verso i 4 anni, comunque quando i bambini hanno già comunque appreso abbastanza il loro equilibrio, si inizia comunque a farlo muovere in sella senza che neanche lui praticamente se ne accorge di questi spostamenti, di questi cambi di equilibrio. E da lì, dal gioco, quindi dalla scoperta, comunque lui inizia ad apprendere proprio quello che è montare a cavallo. Il cavallo è da sempre un grande amico dell'uomo. Un amico che chiede di essere rispettato, amato ed accudito. In cambio dona saggezza, umiltà, coraggio, forza, armonia, con gli altri e con se stessi. Crescere con un cavallo vuol dire crescere con un amico che ti ama senza secondi fini. Un amico che insegna a guardarsi dentro, a dominare le proprie paure. O al contrario, a trovare il giusto equilibrio per creare una sinergia. Il cavallo ti aiuta, secondo me, a trovare forse te stesso in certi, soprattutto quando hai magari delle difficoltà tue, e io credo che poi questo in un ambito di scuderia lega le persone. Montare a cavallo vuol dire sviluppare equilibrio psicomotorio, impegnando i gruppi muscolari di gambe, braccia, schiena e addominali. Assicura il corretto sviluppo e al tempo stesso trasmette il rispetto per la natura e per gli animali. I bambini imparano più facilmente a prendersi cura di un cavallo piuttosto che del proprio cane. I bambini, dovendo prendersi cura comunque di un altro essere vivente, quindi del cavallo, si sentono più importanti, più bravi, proprio perché hanno delle responsabilità. Perché un bambino, se si sente bravo, fa le cose con passione e le fa con impegno. Imparare a relazionarsi con un essere vivente grande e forte richiede spirito d'osservazione, sensibilità e coraggio. In pratica occorre acquisire competenze comunicative e nutrire fiducia in se stessi. Come istruttore sono fissato sul insegnare all'allievo a comunicare col proprio cavallo, sull'idea che il cavallo ci vuole soddisfare. E il cavaliere deve solo porre le domande giuste. Sono due i cuori che battono in campo, quello del cavallo e del suo cavaliere. Un binomio di emozioni che si fondono in un'anima sola per raggiungere l'intesa che serve a superare gli ostacoli della vita. Come la corsa e il nuoto, l'equitazione è definita uno sport individuale. Chi lavora in questo ambito però non è del tutto d'accordo. Al contrario di quello che si pensa, comunque l'equitazione è uno sport di squadra, partendo già dal cavaliere e dal suo cavallo, dal suo pony, ma anche tutto quello che ci gira intorno, quindi partendo dalla quotidianità, quindi dall'allenamento, che si fa sempre comunque in squadra, quindi con altri allievi, con altri amici. Il cavallo è anche un collante familiare. La sua generosità finisce sempre per conquistare anche l'amore dei genitori. Tante mamme imparano a fare le trecce e poi aiutano con le coperte, a pulire la selleria, che è fondamentale.
Un pony sicuramente può unire una famiglia. Qualche volta però sono proprio i genitori a contagiare i figli con la passione. E io ti devo dire, ho due figlie che tutti e due oggigiorno sono professionisti. Loro hanno cominciato con i pony da piccole e sono diventate veramente grandi senza accorgermi, perché andavano a scuola e montavano a cavallo e stavano in scuderia tutto il tempo. La mia passione è nata giocando. Oggi sono impegnato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e alla fine faccio quello che mi piace fare. Il mondo dell'equitazione è grande e variegato. La passione che nasce sin da piccoli accompagna atleti e professionisti di ogni età e livello tecnico. Dal punto di vista professionale, il settore comprende tra i 40.000 e i 50.000 addetti solo in Italia. È un esercito di professionisti molto eterogeneo, che comprende artieri, allevatori, istruttori, veterinari, giudici di gara, addetti alle manifestazioni ludiche e agonistiche, impianti sportivi e tanti altri operatori necessari al settore. Certo, è un ambiente che ha molte diramazioni, quindi tanti ragazzi che sono cresciuti, diciamo, dalla mia generazione sono diventati appunto veterinari, manescalchi, c'è chi vende selle, c'è chi vende integratori, c'è chi è diventato un allevatore o che fa un numero di queste cose insieme, commercianti di cavalli, istruttore, io sono istruttore. Sicuramente è un ambiente dove ci sono tante possibilità. L'amore per i cavalli è il punto di partenza. Un amore che va oltre lo sport. Alcuni bambini diventeranno campioni, altri resteranno semplicemente appassionati. Ma tutti avranno avuto l'occasione di incontrare un amico indimenticabile. L'amore per i cavalli resta nel cuore per tutta la vita.